Quanto le devo? Buongiorno, David. Ah, ciao, Karen. Come sta la nostra signorina? Sta molto meglio. Buona giornata. Anche a te. Buongiorno. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Daniel non è ancora arrivato. Dovevo aiutarlo con la sua roba. Forse si è messo paura e ha cambiato idea. Molto spiritosa, ora lo chiamo. Verdure fresche per gli ospiti dell'hotel 365 giorni all'anno. Sul vostro stesso tetto. E tutto questo, signora Wang, con un impatto ecologico addirittura più piccolo dei suoi vertiginosi tacchi. E io che pensavo che fosse pazzo quando un anno fa mi ha presentato la sua idea. Invece è splendida, deve mostrarmi ogni cosa. Bene, mi segua. Ah, ecco. Questo le piacerà. Quando l'ho letto, mio figlio ha mangiato pizza surgelata per 3 giorni. Sono curioso. Lo prendo. Bene. Che fine hai fatto? Scusa, Karen, ci ho messo più del previsto, ma ormai sono quasi arrivato. Sì, ma non posso più aiutarti con il trasloco. A tra poco, ti amo. Sì, anch'io, a presto. Attento, Luke! Grazie. Hai preso tutto? Sono ragazzi. Ma siamo in ritardo. Paradenti, la tua acqua. Se oggi vinciamo, andiamo in testa alla classifica, il prossimo anno saliamo di categoria. A dopo. E Todd metterà $500 in cassa. Wow, e cosa ci farete? Ci finanziamo il campo estivo. Eccolo, finalmente. Come c'entra tutta quella roba in casa? Oh cielo, ha portato quel suo mostro nero. Adesso sei tu quella che ha paura? No. Lo aiuto. Questo è l'inizio di una nuova era. Ma adesso devo portare Luke all'allenamento. Scusa, non può prendere la metro? Mamma, dobbiamo andare. Sì. Ehi, Luke, sei nervoso per la partita? No. Ti prego. Benvenuto. Andiamo ora? Un momento. Non vorrai lasciarmi qui a scaricare i cartoni da solo? Cosa? Mamma, me l'hai promesso. Arriverò in ritardo. Ok, Luke. Sta a sentire, se prendi subito la metro farei in tempo. Io aiuto Daniel con i cartoni e poi ti raggiungo, ok? Ok. Fatti valere, campione. Dacci dentro, bello. Mi cambio e arrivo. D'accordo. Siete pronti? Non ho sentito, siete pronti? Sì! Allora tirate fuori la grinta! Luke, finalmente! Sei in forma? Sì. Benissimo, cambiati. Ok. Sì. Oggi dovrai fare gli straordinari, ok? Jarn sì. E Krieger sono malati. Va bene. Posso contarci? Ma certo. Stai bene? Sì. Sicuro? D'accordo. Cambiati, dai. Accidenti! Non fate le femminucce! Tieni basso quel bastone! Quello è un bastone da hockey, non è una racchetta da tennis! Non male, non male. Insomma, tutto bene? Bravo. Hai visto la mia bottiglietta? Aspetta.
Che c'è? Luke ha perso la bottiglia d'acqua. Vai, ce la faccio anche da solo. Sei sicuro? Sì, corri allo stadio del ghiaccio. Sei il migliore, sei forte, fantastico. Sì. Benvenuto nella quotidiana follia della famiglia Wood. Ciao, Karen. Ciao, Jane. Anche tu qui per i nostri ragazzi. Karen, posso contare sul tuo voto alle prossime elezioni, vero? Assolutamente. Accidenti! Bel controllo! Sì! Sì! Bene! Bravo! Sì! Forza, vai così! Coach! Vai! Più veloce! Mi ascolti? Torni sugli spalti! I genitori non possono stare qui! Non sarebbe la prima madre che sbatto fuori! È per Luke! Mio figlio ha dimenticato la sua... Voglio più velocità! Forza! Su! Luke, ci vedi, tesoro? Hai della roba nera sotto l'occhio. Sono felice, ero terrorizzata. Voglio sapere se abbiamo vinto la partita. Dopo lo chiedo. Salve, come stai, il nostro atleta? Ti gira ancora la testa? Ci vedi di nuovo? Sì, sto meglio. Guarda il mio dito. Bene, vedo che questa bella flebo ha fatto il suo effetto. Eri completamente disidratato, lo sai? Dobbiamo avvisare qualcuno? Il padre? No. Grazie. Devo parlare con lei dell'elettrocardiogramma. Ci vediamo in ufficio. Ok. Ehi, 4-2, ci hai portato in finale. Dammi il 5. In basso. Metto qui la tua roba. Todd Schwartz. Karen Wood, la madre isterica che ha minacciato di cacciare dallo stadio. Ah, non ne parliamo più. Selfie! Suo figlio ha del talento. Sarà un professionista. Prima aspettiamo i risultati delle analisi. Non vorrai battere la fiacca a un passo dalla finale. Ti ho portato una cosa. Sarò capitano? Sì. Sul serio? Sì. Ma essere il capitano non significa soltanto gloria e onore, ma vuol dire anche tanta responsabilità. Si è per caso chiesto dove è finita la sua responsabilità? Avrebbe dovuto dargli il cambio prima. Oh, oh, oh. Piomba qui e non chiede nemmeno come sta davvero Luke. Sì, beh, è evidente. Un po' di liquidi ed è di nuovo in forma. Allora non è la prima volta che capitano cose del genere. Già. Adesso può andarsene. Luke deve riposare. D'accordo. Farebbe bene anche a lei prendere qualche calmante. Come dice sempre, quello che non ti uccide, ti fortifica. Esatto. Giusto. Rimettiti presto, eh? Ci vediamo. Oh, che tipo arrogante. Todd è forte. Lui è... Adesso non dirmi che è duro ma giusto. Non è colpa sua se non avevo la bottiglia d'acqua. Poteva darti lui un po' d'acqua, non credi? È stato un irresponsabile. Tu non lo conosci affatto! Luke.
Anch'io voglio che ti diverti, tesoro. Che diventi un campione. Ma un coach deve saper proteggere i suoi ragazzi. Sì, ma almeno è venuto a trovarmi, giusto? Vado a vedere se trovo il dottor Landers. Il tracciato dell'elettrocardiogramma è insolito, quindi dobbiamo scoprirne il motivo. Suo figlio ha avuto da poco un'influenza? Un raffreddore una settimana fa, ma è completamente guarito. Perché lo chiede? Potrebbe trattarsi di una miocardite. La chiamo non appena avrò i risultati degli esami del sangue. Mi scusi, dottore, la sala operatoria è pronta. Arrivo. Nel frattempo Luke deve stare a riposo. Niente allenamenti, non si deve stancare. È importante, chiaro? Salve, buongiorno. Vedo che si sente già molto meglio. Grazie, si fa quel che si può. Daniel non risponde. Non voglio che venga. Cacci via Todd e poi vuoi far venire qui quell'ortolano. Ma adesso siamo una famiglia. Forse anche lui mi vorrà conoscere. Chi, Luke? Il mio vero padre. Martin, perché non è venuto in ospedale? Non so proprio dove viva. Te l'ho detto che ha studiato qui solo un semestre. Ma potremmo cercarlo in internet. Lo faremo. Questa qui è finita. Mamma, dimmi anche il cognome. La flebo è finita. Allora vuoi dirmelo? Salve. Mamma, il cognome. Lundgren. Martin Lundgren. Non sei ancora stanco? Capitano, sono molto orgogliosa di te. L'ho trovato. Chi? Martin. Martin Lundgren, mio padre. Questo è lui, vero? Combacia tutto. Ha studiato a Stoccolma e a New York. Non è stato affatto facile trovarlo. Ci sono migliaia di Lundgren in Svezia. Gli ho scritto. Che cosa hai fatto? Gli ho mandato un'email. Che ore sono laggiù? Perché? Perché voglio chiamarlo. Cosa? Non puoi farlo. Perché no? Io voglio conoscerlo, mi sembra simpatico. Non credo che sia una buona idea. Tu non me lo puoi proibire. Basta. Guarda com'è ridotta questa stanza. Mamma! Luke. Lo sai che tu sei la cosa più importante che ho, te lo ricordi, vero? E niente in tutto l'universo potrà mai cambiarlo. Martin non è tuo padre. Che cosa? Io... Ecco, io purtroppo non so dirti chi è tuo padre. Voglio dire, il tuo vero padre biologico. Vuoi dire che è stata l'avventura di una notte? No. Assolutamente no. Allora perché non lo sai? Martin e io volevamo tanto un figlio nostro. Ma lui non poteva averne. E allora chi è mio padre? Io e lui abbiamo deciso che avremmo usato il seme di un donatore anonimo. Per fortuna è andato tutto bene e tu sei arrivato. Quindi sono solo un esperimento? Come il mostro di Frankenstein? No, è stato fatto in una clinica. Non voglio saperlo. Tu non mi hai detto altro che bugie. Luke, mi dispiace. Volevo aspettare che fossi più grande. Sono già abbastanza grande. Aspetta, aspetta, tesoro. Luke, voglio spiegarti, tesoro. Colazione pronta, posso entrare? Daniel! Che c'è? Non è qui! Non è nella sua stanza e neanche in bagno!
Pensi che sia scappato a causa mia? No, tu non c'entri affatto. Ieri sera ha avuto un colpo troppo forte. Prima il collasso, poi... Poi? Mi ha chiesto di suo padre. E allora? Non c'è. Come non c'è? L'hai trovato sotto un cavolo? L'ha portato la cicogna? Pensavo che suo padre fosse quello svedese, Martin. Un donatore di seme anonimo. E perché mai? Io non capisco. Non avrei dovuto dirglielo ieri sera. No, gliel'avresti dovuto dire già da un pezzo. E anche a me, forse. Mia madre ha chiamato più volte. Mamma? Meno male. Arrivo. È a casa sua. Sì, allora il negozio per oggi resta chiuso. Tra poco. L'avrei detto anche a te. Adesso devi pensare a Luke. Ne possiamo parlare anche dopo. Molto buono. Karen Wood. Signora Wood, sono il dottor Landers. Salve. Ho i risultati degli esami del sangue. Allora? Beh, ecco, la buona notizia è che non ci sono valori che indicano un'infiammazione del miocardio. E non ci sono nemmeno enzimi cardiaci nel sangue. E quella cattiva? I risultati dell'elettrocardiogramma sono insoliti. Dobbiamo fare altre analisi. Ecco, nel caso peggiore potrebbe trattarsi di un ingrossamento congenito del ventricolo. Nella sua famiglia ci sono stati casi del genere? No, non che io sappia. E da parte del padre? No, non credo. È in pericolo di vita, dottore. No, ma dobbiamo intervenire in tempo. Può causare l'infarto a chi pratica sport. Per questo Luke non può assolutamente tornare ad allenarsi per ora. Ok. Non posso darle appuntamento per un ecocardiogramma prima di 3 giorni, purtroppo. Se per lei va bene, venga alle 10. Sì, grazie. Dov'è Luke? Che ne dici di un buongiorno? Scusa, mamma. Buongiorno. Non vuole vederti. È venuto qui completamente sconvolto nel mezzo della notte. Era confuso. Luke ha tutti i motivi per essere infuriato. Ma davvero l'hai concepito in un laboratorio? Sì. Abbiamo utilizzato il seme di un donatore anonimo. Ma un figlio è il prodotto dell'amore spontaneo tra due persone. Anzi, io direi della passione tra due persone. Insomma, noi ai nostri tempi... Certo, tu invece hai dimostrato di saperci fare quando hai scelto mio padre. Non potevo sapere che piega avrebbero preso gli avvenimenti. Ma quando tu sei stata concepita, ci amavamo da morire. Anche io e Martin ci amavamo. L'inseminazione artificiale ha solo risolto un grosso problema. Non ha risolto proprio un bel niente. Martin è qui con te, per caso? Se allora l'avessi saputo, ti avrei fatto cambiare idea io. Infatti non te l'ho detto per questo. Dov'è? E dove si rifugia sempre? Sotto la pioggia. Ha una gran testa dura, proprio come ce l'hai tu. Grazie. L'esame si fa con un apparecchio a ultrasuoni. Non è niente di grave. Ma se non è grave, perché non mi posso allenare? Per precauzione, tesoro. Fino a una diagnosi certa. È importante. Lo sapevo che c'era qualcosa di strano. Me lo sentivo. Da come reagivi quando ti facevo una domanda. Sempre così vaga. Ho sbagliato a non dirtelo. Perché hai fatto una cosa del genere? Artificiale e anonima. So qualcosa di quell'uomo. Studiava sinologia, cioè cinese, e anche economia. Ho un fascicolo su di lui a casa, se vuoi vederlo. C'è anche una lettera che spiega perché l'ha fatto. Vorrei mostrartela. Forse ho preso da lui il difetto al cuore.
Non glielo potrò mai chiedere. Noi ti volevamo così tanto. Eri il figlio che volevamo. E naturalmente pensavo che Martin sarebbe rimasto per sempre. Sai, anch'io sono cresciuta senza un padre. Ma almeno tu hai sempre saputo chi è. Ma io so bene che tuo padre è un uomo davvero fantastico. Altrimenti tu non saresti così. E se un giorno mi innamorassi? E se lei fosse mia sorella? Io resto dalla nonna. Le assicuro che questo non è niente. Sarà un difetto del sistema di irrigazione. Ora c'è una pozzanghera nella suite presidenziale. L'irrigazione finora non aveva mai creato problemi nei miei giardini pensili. Ho sviluppato io stesso il prototipo. A che punto siamo? Se ne sono andati almeno 100 litri, forse più. Valvola ostruita. Oh no. Spero per lei che abbia una buona assicurazione. Accidenti. Ecco a lei. Grazie. Arrivederci. Oh, salve, signor Myers. Cos'è quella faccia? La prego, niente brutte notizie. Mi dispiace, signora Wood, ma... Aumento della tassa dei rifiuti? Glielo volevo dire di persona. Purtroppo dovrete andarvene per la fine del trimestre. Che cosa vuol dire? Perché? Devo vendere la casa. È la mia pensione. Vorrei trasferirmi in Florida, in una bella residenza per anziani. Io ho sempre pagato l'affitto. E puntualmente. Mi dispiace sul serio. Metterò una buona parola con il compratore. Come, scusi? È assurdo, sono anni che pago regolarmente l'assicurazione. Sono qui? Sì, allora fatemelo sapere non appena avrete fatto la perizia. Grazie, arrivederci. Guai? Sì, un problema di irrigazione sul tetto del Grand Erlington. Si risolverà? Non lo so, non era mai accaduto. Quello è Martin? Mm-hmm. Sembrate felici. Sì. Dove e come vi siete conosciuti? All'epoca facevo lezione al reparto pediatrico dell'ospedale Mount Sinai. Martin faceva tirocinio lì. Lui era sterile. Per questo decidemmo per l'inseminazione. Perché poi vi siete lasciati? Non ha mai accettato Luke come suo figlio. Più cresceva la mia pancia, più cresceva la sua ansia. Quando ero all'ottavo mese è tornato in Svezia. Ci conosciamo da 2 anni ormai. Non me l'avevi mai detto. Avrebbe fatto qualche differenza? Naturalmente. Avrei saputo tutta la verità. E avrei capito alcune cose. Per esempio, perché sei come sei. Perché è stato così difficile per te farmi entrare nella tua vita. Ma adesso tu sei qui. Le foto da bambino del donatore. Te lo presento, il suo nome è numero 108. Davvero carino. Somiglia incredibilmente a Luke. Mm-hmm. Capelli biondi, occhi grigio-azzurri, 1,82, gruppo sanguigno A. Ha studiato sinologia e economia. Interessi, scacchi, sport, mitologia greca. Doveva somigliare a Martin. Volevamo... giocare a fare Dio? Per te sarebbe meglio se Luke non ci fosse. No, che sciocchezza. Luke c'è e questo non si discute. Già. WOOD. Sì, nel 2002 ho firmato un contratto con voi per il seme del donatore 108. Sì, lo so.
Ma mio figlio potrebbe avere un difetto cardiaco di tipo ereditario. Quindi devo conoscere il nome del donatore, perché in questo caso l'informazione è vitale. La prego, lo so che l'anonimato è tassativo. Ma non si può fare un'eccezione quando si tratta di gravi malattie di tipo ereditario? Allora non potreste fargli avere voi questa richiesta? Ci deve pure essere un modo per parlargli. Sì, spero per lei che riesca a dormirci su. La saluto. Facoltà di sinologia, Manhattan. Sì, prego. Salve, buongiorno. Karen Wood, avrei bisogno del suo aiuto. Cosa posso fare per lei? La storia le sembrerà piuttosto incredibile. 14 anni fa sono rimasta incinta grazie all'inseminazione artificiale. E scusi, io come posso aiutarla? Purtroppo mio figlio potrebbe avere un difetto cardiaco. Ah, credo che lei si sia confusa, signora. Questo non è un ospedale, è la Columbia University. Lo so, il donatore del seme era anonimo. Io non so chi è il padre di mio figlio. L'unica cosa che so è che il donatore molto probabilmente ha studiato sinologia. E qui entro in gioco io. Esatto. Di sicuro sarà tutto coperto dal segreto, il diritto alla privacy e via dicendo. Ma è un vero caso d'emergenza. In via eccezionale potrebbe darmi i nomi di tutti gli studenti di sinologia dell'anno 2002. Venga con me. La prego, è veramente molto, molto importante. Io non ho proprio idea di che cosa voglia farci con tutti quei nomi, ma le suggerisco di comprare l'annuario corrispondente. Anche perché non è proibito. Davvero? Dove lo posso comprare? Qui. Annuario del 2002. Ma mi permetta di dirle ancora una cosa. Per fortuna io non sono maliziosa e non mi impiccio mai. Ma le consiglio la prossima volta di pensare a una storia migliore. Quella della donazione del seme, il difetto cardiaco. Fa acqua da tutte le parti. Sono $15. E poi immaginiamo una palla e ci giriamo verso destra. Di più. Girati, sposta il piede. Esatto, così va bene. Molto bene. E ora dall'altra parte. Mi fa sempre molto piacere vedere facce nuove. L'arte del Tai Chi potrebbe aiutare tutti. Armonizza i rapporti di forza tra Yin e Yang, abbatte le barriere. Sì. Infatti lo Yin simboleggia la calma, la passività e la partecipazione emotiva, mentre lo Yang, il movimento, la creatività e il piacere di donare. Ma cosa succede se quello che voglio dare allo Yang non contiene la partecipazione emotiva? Insomma, secondo lei, in questo caso, uno potrebbe cercare, ecco, l'aiuto di un altro Yin? Ad esempio uno come lei. Mi sta facendo una proposta indecente, per caso? Oh, no! Mi scusi tanto, lei mi ha completamente frainteso. Io cerco il padre biologico di mio figlio. Un donatore di seme. Ah, un donatore anonimo? No, una cosa del genere per me è impensabile. A dire il vero la considero moralmente discutibile e innaturale. A prescindere dal concepimento, valgono per tutti gli uomini le stesse leggi cosmiche. Non ci sono eccezioni. I genitori oggigiorno vogliono che i propri figli siano pronti per vivere in un mondo globalizzato. Mandano perfino bambini di 3 anni a un corso di cinese. Ma le dico una cosa.
Questa biblioteca sarà ancora qui quando questa tendenza all'ottimizzazione dei giovani talenti sarà solo un ricordo. Okay. Ecco, a proposito di bambini, i nostri lettori vogliono sapere cosa ne pensa lei, come confuciano, dei moderni metodi di riproduzione artificiale. Qual è la sua posizione riguardo la donazione del seme? Che bello ricevere la visita di una giornalista intelligente. È una bella domanda. Confucio ci insegna che non avere figli è una grande sfortuna. E io, come confuciano, direi... Mi scusi, lei quindi sarebbe disposto o l'ha già fatto? Mi permette di farle una domanda diretta? Mm-hmm. Viene a cena con me stasera? Grazie, ma non credo che sia una buona idea. Grazie, signor Conway. Aspetti! Cosa vuole esattamente? Scusi? So che lei non è una giornalista. Gestisce quella meravigliosa piccola libreria a Brooklyn con una buona scelta di opere della mitologia greca. Anche a lei interessa la mitologia greca? Qualche giorno fa mi ha venduto quella traduzione dell'Odissea di Omero, non se lo ricorda? Beh, nel caso volesse ripensare alla cena, sa dove trovarmi. Sempre disponibile. Che ne dici se facciamo a pranzo? Lo trovo perfetto. Domani a luna vengo da lei e la porto a pranzo. Salve, signora Wood. Dov'è finita sua figlia? Probabilmente si starà buttando giù dal ponte di Brooklyn e tutto per colpa sua. Non avrei mai pensato che anche lei facesse parte di quella gentaglia che, pur di racimolare qualche dollaro, è pronta a vendere l'anima al diavolo. Andiamo, non mi guardi come se fossi uno squalo del ramo immobiliare. Io ho solo questa casa e non ho una pensione. Mi dice per favore che cosa ci va a fare in Florida? Sa come definisce un vero newyorkese quell'orrendo posto caldo, umido e soffocante come una sauna? Geriatria sotto le palme. Beh, a me piace la Florida. Lei ci è mai stata? Ma insomma, cosa si aspetta di trovarci? Due volte alla settimana l'acqua gym in piscina con salvagente e se ha fortuna verrà corteggiato da un ottantenne alla serata del bingo che potrà invitare per una cenetta a basso contenuto di colesterolo. Ah, un giovane galletto come lei in mezzo alle galline vecchie. Un giovane galletto? Sì, dovrebbe soltanto indossare dei vestiti un po' più allegri, un po' più sportivi. Non questi orrori grigi da vecchio. Come lei? Come, scusi? Quando pensate di risarcire il danno? Cosa c'entra la controperizia? Non dirà sul serio, voglio sperare. Mi deve pagare subito, non aspetto. L'asciugatore costa un patrimonio. Mi dia tempo fino a domani, per favore. Troverò una soluzione, ok? Grazie, molto gentile. Ciao, mamma. Com'è andata con Myers? Sai se ha trovato qualcuno interessato? Oh, di questo non mi ha detto niente. E di cosa avete parlato? Insomma, sembra che tu abbia già gettato la spugna. E poi, con questi aggeggi, i clienti ora compreranno i libri solo su internet. E non posso dire di non guadagnarci, visto che poi scaricano i libri dalla mia homepage. Aspetta, togliamoli da qui. Li mettiamo vicino alla cassa. E non cambiare argomento, sai? Sei stata diplomatica con Myers? Lo sei stata, vero? O no? Oh, figurati se in un caso simile si ottiene qualcosa con la diplomazia. Ho più esperienza di te, mia cara. Piuttosto, tu hai scoperto qualcosa? Ho scoperto solamente di aver scelto il padre di mio figlio con superficialità. Lo sai, neanche la mia amica Rachel sapeva chi fosse il padre della sua bambina. Anche se, dopo tutto, c'erano solo due candidati in lista. Era l'estate del 1969. 1969? Sì, esatto, eravamo a Woodstock. Scusami. Di...
Wood. Che cosa ha fatto? Cosa? No, arrivo subito. Luke è stato arrestato. Ha fatto irruzione nella banca del seme. Meno male che te la sei cavata con una strapazzata. Anch'io oggi ho cercato quell'uomo. Ma non ho commesso un'effrazione e mi sono procurata una lunga lista di possibili uomini che in passato hanno studiato sinologia. Ne ho persino incontrato un paio. Uno è decisamente strano. Credi che mio padre sia un po' suonato? Pensa se avessi avuto tu un padre del genere. Ah, Luke, guarda che mio padre non era certo un supereroe. Il tuo sarà una persona normale. Nessun supereroe, nessun vincitore di premio Nobel, ma neanche uno psicopatico. Forse sarà un mix. Uno psicopatico che ha vinto il premio Nobel. Tesoro mio, ti adoro. Signora Wood? Ah, buongiorno, professore. Salve. Allora, dove mi porta? Le piace il sushi? Sì, molto. Quello che pensavo. Ta-ta! Adesso conosce nei dettagli il mio problema. Perché non mi ha detto subito tutta la verità? Avrebbe raggiunto più velocemente l'obiettivo. Beh, alcuni dei miei compagni di studio e io abbiamo donato il seme in passato. Non avevamo soldi da studenti e ogni centesimo contava. Mi faccia vedere l'annuario. Buongiorno, mi chiamo... Salve. Richard Fisher. In passato ho donato il mio seme e vorrei togliermi qualche dubbio. Richard Fisher può eliminarlo, lui non c'era. E perché ha tolto questo dalla lista? La seconda materia non corrisponde. Non significa niente. Tutti noi dicevamo di studiare economia come seconda materia per darci importanza. Quindi nessuno verificava? No, controllavano solo il corso di studi principale. Volevano più donatori possibile. Io, ad esempio, ho imbrogliato un po' con l'età. Ricorda ancora qual era il suo numero? Certo. Un sinologo non dimentica i numeri. Quindi? Era un numero con un 8. Per i cinesi è il numero più fortunato. Esattamente? Me lo dica, su. Perché tentenna? Perché ho paura che se adesso dico il numero sbagliato, poi lei non pranzerà più con me. Ok. Era l'88? Peccato. Prima di tutto mi permetta di ringraziarla di cuore. La sua donazione avrà reso felici molte persone, può esserne orgoglioso. Grazie. Prego, si accomodi. Purtroppo posso rispondere alla sua domanda solo se ha donato il seme in forma non anonima. No, no, voi avete tutti i miei dati. Eccellente. Il numero? 108 è il mio numero da donatore. Il 108? Mi dispiace. Qui mi risulta donatore anonimo. Dovrò cercare il suo nome nell'archivio. Un momento, un momento. Allora avete fatto confusione con la registrazione dei dati? Esigo subito una spiegazione. Vado in archivio a prendere il fascicolo originale, ma deve avere pazienza perché ci vorrà un po' di tempo. Sì. Sono davvero spiacente,
Ma qui è chiaramente scritto che si tratta di un donatore anonimo e purtroppo non riesco a trovare il suo nome da nessuna parte. È evidente che c'è stato uno scambio di dati. Le ripeto che non ho fatto la donazione in forma anonima. Ecco perché in questi anni non ho mai ricevuto comunicazioni da voi. Senta, voglio parlare con il suo superiore. Sì, lo devo cercare. Un secondo, per favore. Mi dica di tornare con il suo fascicolo, così potremo confrontarlo. È occupato, ma mi ha detto che... Questo è il colmo, non voglio sentire altro. Chiamatemi quando avrete sbrogliato questo gran pasticcio, d'accordo? O mi rivolgerò al mio avvocato. Arrivederci. Luke, sono contento di vederti, ma sei in ritardo come al solito. Mi dispiace, ero dal dottore. Va bene. Clark, puoi cominciare tu? Sì, nessun problema, Todd. Che cosa ha detto? Sei guarito? Sì. Grande, cambiati su. Ragazzi, in pista, siamo in ritardo! Stai con la testa tra le nuvole, concentrati. Fa vedere. Accidenti, guarda quanto sangue. Lo sai che non si toglie il casco in pista. Vieni, andiamo da Jane. Ce la fai? Clark? Sì. Ci pensi tu? 10 tiri in porta sì. Per uno. Forza, ragazzi. Ricominciamo. Se la mia ditta fallisce, divento detective privato. Cosa? Perché? Dove sei stato? Ho un regalo per te dalla Banca del Seme. Sei stato davvero alla banca? Sì, e durante l'orario d'apertura. Sei andato a fare una donazione? No, sono stato molto furbo. Vieni con me. Va bene. Cosa? No, questa ce l'ho. Ho anche questa. E questa? No, non si vede niente. Questa ce l'ho... E questo? Sì, ho anche questo. Scrive per quale motivo vuole fare la donazione. È tutto. Non ho altro. Quindi non c'è niente di nuovo. Mi dispiace. Comunque ci hai provato. Sei stato fantastico. Già. Aspetta. Vai su quella. Ingrandiscila. Sì, così, ancora un po'. Quello lo conosco. È l'allenatore di hockey. Todd Schwartz. Cosa? Quella specie di sergente? Non può essere, è assolutamente impossibile. Ne sei sicura? Wood. Todd Schwartz, senta, io... Signora Wood? È ancora lì? Sì. Luke ha avuto un incontro ravvicinato con un disco. Beh, niente di grave. Una piccola ferita sopra l'occhio. Luke non può fare gli allenamenti. Il medico gliel'ha proibito, forse ha un problema al cuore. Io non lo sapevo. Lui mi ha detto che... Accidenti, non scarichi di nuovo le sue responsabilità. Passerà presto. Ciao. Karen, non è grave come sembra. Non c'è neanche stato bisogno di punti. Sono preoccupata per il suo cuore. Mi scusi. Sì? Mi chiamo Wood. Mio figlio Luke deve essere visitato subito in cardiologia. Wood Luke? Sì. Sospetta cardiomiopatia ipertrofica. Ma ho visto che ha appuntamento domani per fare un ecocardiogramma. Ma è un'emergenza. Ha fatto sport. Va bene, allora sarà meglio farlo subito. Un attimo di pazienza, per favore. Mm-hmm. Niente cellulari. Mamma, mi dispiace. Avrei... Non devi mettere in gioco la tua salute.
Perché il coach non mi ha consultata prima di fargli riprendere gli allenamenti? E perché non controlla che tutti i ragazzi indossino il casco sulla pista? Me ne occuperò io, promesso. E il collasso di Luke durante la partita è troppo esigente. Sono davvero desolata per quello che è successo, devi credermi. Jane, come presidentessa dell'associazione devi agire di conseguenza, mi hai capito? Signora, venga per favore. Qui è tutto perfetto, Luke. Il ventricolo non mostra alcuna anomalia. Ma l'elettrocardiogramma era strano. Il dottor Lenders ha detto... Questi giovani medici zelanti del pronto soccorso pensano sempre al peggio. Tu fai molto sport, vero? Gioco a hockey. Infatti si è formata intorno al cuore una massa muscolare. Hai il cuore da atleta. Guarda, si riconosce da qui. Allora posso giocare di nuovo? Non ci sono controindicazioni, a patto che tu indossi sempre il casco. Dice davvero che dovrei comprarmi questo marchingegno? Sì. Guardi bene. Si può ingrandire la scrittura, quindi è molto pratico per le persone anziane come lei. Ah, davvero? Non credo di sbagliare se dico che lei avrà 3 o 4 settimane più di me. Ah, ma senta un po'. Anche se le scarpe rosse le stanno a meraviglia e la camicia la ringiovanisce, non può permettersi di essere sfacciato. Si ricordi che l'età dipende da quello che abbiamo qui dentro. Io, ad esempio, sono molto attiva, mi interesso di tutto. Sì, è così impegnata ad impicciarsi di tutto che non ha neanche il tempo, ad esempio, per prendere a cuore gli affari di sua figlia, non è vero? Salve. Salve. E signora Wood, ho delle belle novità per lei. Un possibile compratore vuole farle una proposta. Bene, grazie. Vuole il doppio dell'affitto. Una cauzione stratosferica e 6 mesi anticipati. E queste sarebbero delle belle novità. Che razza di strozzino! Non è un mio problema. Io non posso continuare a lavorare gratis. Se non mi paga, fermo immediatamente tutte le macchine. Ok, d'accordo. Domani le faccio un bonifico, va bene? Appena arrivano i soldi, ricomincio il lavoro. Ma prima di allora, qui non si tocca neanche una foglia. Guardi, questa è la stessa edizione, ma con la copertina rigida. E qui c'è anche un'illustrazione. Guardi pure con calma, va bene? Grazie. Signora Wood, ha un momento? Vuole un libro? No, non voglio un libro. Lei si è lamentata e Jane mi ha rimproverato. Forse perderò la licenza d'allenatore. Questo lo deve solo a se stesso. So cosa è successo e mi dispiace. Potevo stare più attento. Ma i ragazzi sono fatti così, è lo sport. E Luke ha imparato una lezione di vita. Non aveva mai mentito prima, non so perché l'ha fatto. Che cosa gli succede? Quello che ha mio figlio non sono affari che la riguardano, chiaro? Stia alla larga da lui. Signora Wood, la prego di darsi una calmata. Come dice? Ma sì, che problema ha? È lei il mio problema. Addio. Lei deve essere la signora Wood. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Io dovrei... La sta già aspettando, la prego, venga. Sì, grazie. La signora Wood. Grazie. Salve. Come stanno i suoi figli? Grazie, stanno tutti bene. Il più giovane è stato appena accettato ad Harvard. Complimenti, fantastico. Che posso fare per lei, signora Wood? Vorrei disporre subito di questa somma. Purtroppo il suo limite di credito è già esaurito. Non può essere. Ci sono tutti i miei risparmi sul conto. Ma 2 ore fa sono stati prelevati $30,000. Cosa? Da chi? Un bonifico effettuato da Daniel Franklin, il suo compagno. Non è possibile. Sì, invece, lei gli ha dato il potere di firma sul conto. La transazione è avvenuta in modo del tutto legale.
Mi sono trovato in grossi guai e ho dovuto agire in fretta. Senti, l'assicurazione fa un po' la difficile, ma pagherà. Erano i miei risparmi. Così perderò il negozio. Se avessi saputo che ti servivano i soldi... L'hai fatto alle mie spalle e osi criticarmi perché non ho detto la verità a te e a Luke. Questa è una cosa del tutto diversa. Tu hai mentito a Luke per anni e continui a farlo. Sta a sentire, me la sono cavata benissimo per 13 anni anche senza i tuoi consigli. Ah, sì? Io la penso in un altro modo. E se vuoi vivere insieme a me, allora dovrai tenerne conto. Non cambiare discorso adesso. Non avresti dovuto toccare ma i miei soldi. Ma non avevo tempo per chiedertelo e poi tu pensi solo a te stessa. Questo non è giusto. È un dato di fatto. Tu non ascolti mai, a meno che non si tratti del tuo adorato principino. Sapevi bene che insieme a me avresti preso anche mio figlio. Sì. Però non sapevo che nel tuo cuore non ci fosse posto per due principi. No, no, no! L'hai di nuovo mancata! Luke, dai, riprovaci! Non ne hai fatta una giusta oggi. Dai, riparti subito. Concentrati. Concentrati. In queste condizioni non giochi la finale. Prendi un attimo il mio posto. Sì, certo. Grazie. Lo so. Ormai me la scordo, la finale. Ma allora getti la spugna così? Vuol dire che non ci tieni davvero. Ma no, certo che ci tengo. Vinceremo e vorrei esserci. Bene. Ma sai qual è la differenza tra un campione e un normale giocatore? Il campione non molla quando le cose vanno storte. Che cos'hai? Ecco, dopo aver avuto il collasso durante la partita, ho saputo di non avere un vero padre. Che cosa vuoi dire? Tutti hanno un vero padre. Il mio è un donatore di semi anonimo. Mi hanno concepito artificialmente. Come sarebbe anonimo? Il mio padre biologico è solo un numero. Donatore 108 della Sperm for Life. Beh, mettila così, se tua madre non l'avesse fatto, tu non saresti venuto al mondo. Su, coraggio, vai, fai vedere a tutti che cosa sai fare. Bene, ragazzi, per oggi basta così. Luke! Clark, raccogli tu il materiale. Grazie. Porto tutto dentro. Sì? Ti va un hamburger? Offro io. Certo, coach. Ho una fame. Bene, va a cambiarti.
Salve, che cosa vi porto? Prendo un cheeseburger, però senza cipolle. Ok. Prendo anch'io lo stesso. Ok, volete altro? Ah, no, grazie. 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 Sei mancino. Come me. Perché mi ha invitato, coach? L'ho fatto perché non hai mollato e ti voglio conoscere meglio. Parlami di te. Quali sono i tuoi film preferiti? Che musica ascolti? Sei bravo a scuola? Hai una ragazza? Ce l'hai? Scusami, mamma. Ho perso la cognizione del tempo. Dove sei stato? Todd mi ha invitato a mangiare con lui. Todd? Perché? Perché no? Di cosa avete parlato? Perché ti interessa? Tanto tu non lo sopporti. Va tutto bene, mamma? Credo di sì. Senti, fai da solo qui, vero? Certo. Devo fare una cosa. Lei si chiederà come mai vengo a quest'ora a casa sua. Da quanto tempo lo sa? L'ho saputo in seguito allo scontro del sopracciglio di Luke con il disco. E lei? Poco fa. Mi ha detto il numero del donatore. Lei è il 108. Beh, che cosa vuole che le dica? Se avessi saputo che il mio seme era destinato a lei, allora non l'avrei mai donato. Oh. Cercavo un ex studente di sinologia. E lei non era sulla mia lista? No, ho lasciato perdere dopo 2 settimane. Perché? Ecco, ho ottenuto il primo contratto da professionista e il profilo era tutto falso. Non è neanche un esperto di mitologia greca? No. Adesso come ci regoliamo? Non lo so, ho paura che Luke resterà deluso. Già. Devo essere sicura che lei lo voglia sul serio, che voglia davvero che Luke... Io sono sicuro. Sicurissimo. Com'era Karen Wood nel lontano 2002? Mi ero laureata in letteratura e lavoravo per una casa editrice. Era davvero un ottimo lavoro. In testa avevo solo i libri. Io avevo Loki in testa. Sa una cosa? Questa passione per il ghiaccio non l'ha ereditata solo da lei. Anch'io ero brava sui pattini. Non ci credo. Scommettiamo? Il nostro primo appuntamento. Ci serve una storia migliore per Luke. Qualcosa di meglio di... Di un appuntamento con una siringa dal ginecologo? Esatto. E va bene. E questa è la nostra canzone. Non l'ho mai sopportata, a dire la verità. Oh.
molto tardi. Sì, ma abbiamo rimediato. Mi dica, è capitato subito dopo la prima volta che lei... Al nostro primo incontro. Al nostro primo incontro. Ok. E quindi è un bel tipetto. Immagino che sia finita subito tra noi. Ma è stato meraviglioso. Sì, sì, è vero. Me lo ricorderò per altri 14 anni. Qui ha un piccolo Neo proprio come Luke. Buongiorno. Vuoi che ti faccia un pancake? Prima lo trovi insopportabile e poi lo baci. Luke. Che sta succedendo qui? Hai buttato fuori Daniel. Ascolta, è una cosa molto diversa. Todd è amico mio, non tuo. Todd è tuo padre. È lui il donatore 108. Da quanto tempo lo sai? Dall'altro ieri. Non potevo crederci nemmeno io che proprio lui, tra tutte le possibilità del mondo... È aperto! Ehi, hey, Luke! Ehi, hey, allora... Ehi, hey, ehi! Hey, Luke! Ehi! Hey, hey, calmati! Hey, fermo! Oh, oh. Luke! Ehi! Hey, calmati! Luke! Mi arrendo, ok? Oh. Ti credevo un amico. Sono molto più che tuo amico. Sai, mi sono sempre chiesto... se fossero nati dei bambini da qualche parte. Ho sempre pensato che fossero cresciuti con altri padri. E non volevo essere invadente, lo capisci? Ma sono davvero felice che noi ci siamo trovati. Dai, su, chiama tua madre. Prego. Arrivederci. Karen? Tutto a posto? Ti senti bene? No. Direi di no. A dire il vero è tutto un po' complicato. Complicato? Sì, complicato. Questa qui l'ha lasciata Daniel per te. Ti ha restituito tutti i soldi con un bonifico. Grazie. Amore, sul mio mostro nero si dorme terribilmente scomodi. Mi manchi tanto. Mamma! Luke!
T'ho dai biglietti per la partita, tribuna VIP. Posso andare? Sì, certo. Ma metti una giacca, va bene? E non vi sbaciucchiate. Vai. E mi sono ricordata che devo andare in magazzino. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ricordi ancora il nostro primo appuntamento in pista? Sul ghiaccio? Certo. Del resto ne è nato qualcosa di davvero fantastico. In effetti sì. Insomma, non sono più in forma come allora. Abbiamo perso un po' di smalto. E cioè io, tu ti sei mantenuta benissimo. Solo io. Ecco, quello che volevo dire è che ho ancora un biglietto per la partita. È tutto esaurito, ecco. Volevo sapere se forse ti andrebbe di venire con Luke e con me alla partita per un secondo appuntamento. Ecco, quella serata sul ghiaccio con te è stata davvero particolare. Ma nel frattempo sono successe molte cose e io non credo che dopo così tanto tempo dovremmo riprovare di nuovo. Tu dici che dovrei semplicemente avere un bel ricordo? Perché no? Ehi! Allora? Hai tutto? Sì. Perfetto, andiamo. Allora divertitevi voi due. Grazie. Grazie. Vai, divertiti. Ciao. Ciao. Allora, adesso sputi il rospo. Wow, davvero impressionante quello che hai fatto. Non ti ho restituito i soldi troppo tardi? Per il momento non mi servono più. Il compratore ha rinunciato. Non so quali condizioni metterà il prossimo candidato. Come sta Luke? È con suo padre. Non hai paura che lo faccia morire di sete? Non è poi così male. Prima non lo conoscevo per niente. Tu credi che per noi due ci sia ancora speranza? Ho desiderato tanto che fossimo una vera famiglia, ma tu avevi ragione. Io non riuscivo a permetterlo davvero. Forse siamo andati un po' troppo veloci noi due. Ma io vorrei tanto riprovarci. Mi piacciono i coltivatori di fiori. Mi ha fatto una gran paura. Mi dispiace. Mi scusi, lo so che ha già chiuso il negozio. Ma ho davvero bisogno del suo aiuto. Non riesco proprio a scaricare questo dannatissimo libro. È naturale, deve prima cliccare sul wifi. Ah. Che cosa vuole leggere? New York e i suoi segreti per la migliore età. È appena uscito come ebook. E cosa mi dice della Florida? Beh, insomma, sa com'è. Una volta che si è a New York ci si resta. In Florida magari ci vado in vacanza. Quindi non sta più cercando compratori per la casa? No, in fondo tutto sommato posso farne a meno. E poi vorrei invitarla a una cena a basso contenuto di colesterolo. Non è quello che pensa. Sulla 14ª c'è un ristorante dove si può gustare la cucina mediterranea.
hai già fatto la valigia? Mm-hmm. Vado a conoscere la mia nuova nonna. Beh, adesso hai due nonne. E con tua madre fanno tre. Restate così. Ok. Cheese! Devo farle vedere come siete. Eccolo. Ehi, batti il 5. 5 passo. Salve. Salve. Lui è Todd. Salve, io sono Daniel. Piacere, Todd. Ho sentito parlare molto di lei. Spero bene, almeno. Ecco, divertitevi. Ok, tutto a posto, andiamo? Sì, certo. Lo faccia morire di sete. Farò del mio meglio. Martin? Siamo pronti? Cerca qualcuno. Tu devi essere Luke. Io sono Martin. Martin Lundgren. Tu mi hai mandato un'email. Ciao, Karen. Wow. Salve. Ora siete tutti insieme. Salve. Tutti i padri di mio figlio.